Quando ero piccolo e volevo diventare grande presto perché da grande avrei fatto chissà quali belle cose, mia madre mi raccontava questa storia. C'era una volta un bambino che incontrò una vecchietta, la quale gli diede un gomitolo di spago e gli disse: "Questo è lo spago della vita. Ogni centimetro di questo spago corrisponde a un giorno della tua vita. Se tiri lo spago, i giorni scorreranno via veloci." Che bello, pensò il bambino, così potrò superare i giorni tristi, i giorni noiosi e vivere soltanto i giorni belli. Cominciamo a tirare. Tira e si ritrova alle scuole medie. Problemi. Le insufficienze, gli insegnanti che si lamentano, i compiti in classe, le interrogazioni, i genitori che lo sgridano. No, 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 andiamo oltre. Tira ancora lo spago. Il primo bacio, i primi amori, le prime delusioni d'amore, le prime lacrime d'amore. Gli si spezza il cuore. Meglio superare questi momenti e arrivare ai momenti veramente belli in cui davvero potrò essere felice e vivere appieno la vita, pensa il bambino. Tira ancora e arriva all'età in cui cerca lavoro. Ma non è facile trovare lavoro e non è facile trovare un buon lavoro, ben remunerato, e poi c'è il capo che è uno stronzo, il collega che ti sparla alle spalle. Tiriamo ancora un po' lo spago, arriviamo al momento bello della vita. Si sposa. Voglio vedere se avrò dei figli, tiriamo un po' lo spago, arrivano i bambini, però quando sono piccoli non ti fanno dormire, al mattino sei stravolto, aspettiamo che crescano e allora potrò essere felice. Ma quando i figli diventano adolescenti, le cattive compagnie non studiano, si mettono a fumare, tira, tira lo spago, arriva a 85 anni, al termine della vita. La salute macilenta. La moglie è morta, i figli non ci sono più, si ritrova solo e solo allora capisce che è arrivato al termine della sua vita senza averla veramente vissuta. Sperando che un giorno avrebbe potuto vivere felicemente perché quel giorno tutto sarebbe stato a posto, ma quel giorno non è mai arrivato, non arriva mai per nessuno perché ogni giorno ha le sue gioie e i suoi dolori. Viviamo oggi e non aspettiamo domani per essere felici, per sentirci vivi. Non arriviamo da vecchi a pensare avrei potuto, forse avrei voluto, ma non ho fatto e adesso è troppo tardi per ricominciare a vivere.